Buonasera, sono Valeria Gattari, sono naturopata ed iridologa. Questa sera vorrei parlarvi di due tecniche igienistiche ayurvediche di un'antica tradizione millenaria per poter preservare e potenziare il nostro sistema immunitario. La prima tecnica consiste nell'utilizzare questo strumento chiamato nettalingua o pulisci lingua. È uno strumento in rame, in quanto il rame naturalmente è un antibatterico, ci permette sia di ottenere un'igiene orale, ma anche per migliorare lo stato di salute generale. Lo scopo di questo attrezzo è quello di rimuovere la patina bianca, piena di carica batterica che si deposita sulla nostra lingua dopo una nottata. È carica di tossine, di scorie, di germi pericolosi, quindi è opportuno appena ci si risveglia al mattino rimuoverla, questa patina, in modo tale che non rischiamo di ringerirla nuovamente. Infatti, questa operazione va fatta ancora prima di lavarci i denti. Si prosegue in questo modo. Questo attrezzo si applica sulla lingua e si estrae tutta la patina riportandola verso l'esterno in questo modo. Dopodiché si sciacqua sotto l'acqua corrente e ci permette appunto di non avere problematiche di alito cattivo, placca batterica, problemi gengivali, ma non solo, siccome la lingua è lo specchio appunto della nostra salute, ma è anche l'inizio di tutto il nostro apparato digerente, dove ha sede la base principale del nostro sistema immunitario. Questo attrezzo si recupera tranquillamente in qualsiasi erboristeria, costa dagli 7-8 euro, come si può anche recuperare in qualsiasi sito internet. In mancanza di questo nettalingua possiamo anche utilizzare un semplice cucchiaino. Sempre allo stesso modo si estrae la lingua e si raschia verso l'esterno e si sciacqua. È un pochino più ingombrante, è più gradevole utilizzare il nettalingua originale. Una seconda tecnica per rafforzare il nostro sistema immunitario consiste nei lavaggi nasali. E per questo scopo utilizziamo questo strumento che si assomiglia a una teiera, ma in realtà si chiama lota. Potete trovare di ceramica, di plastica, ci sono vari tipi, dai 10-12 euro li potete trovare tranquillamente e serve per pulire le cavità nasali. Molto utile, soprattutto sia a livello uno scopo igienico, ma soprattutto a uno scopo terapeutico ci interessa perché va a detergere, quindi a ripulire tutte le vie respiratorie, soprattutto in questo periodo dove il virus sta dilagando, è fondamentale mantenere i sinus puliti. Come si procede? Andiamo a creare una soluzione fisiologica, quindi prendiamo un cucchiaino di sale equivalente a 9 grammi, lo versiamo in 1 litro di acqua, in un'acqua a 37 gradi di temperatura, che è la stessa temperatura nostra corporea interna. Questa soluzione fisiologica è pronta e la si versa all'interno della rota e andiamo a procedere al lavaggio nasale. Funziona in questo modo: si appoggia questo beccuccio in prossimità di una narice, incliniamo il volto in avanti e a 45 gradi e versiamo l'acqua facendo in modo che questa penetri all'interno delle cavità nasali finché non la vediamo uscire dalla narice opposta. Dopodiché andiamo a soffiarci il naso, ripetiamo la stessa operazione dall'altra narice, inclinando sempre la testa a 45 gradi finché non vediamo versare l'acqua che fuoriesce nell'altra narice. A questo punto risoffiamo il naso un'altra volta e lo ripetiamo per un'altra volta di conseguenza. Questo processo ci permette di andare ad eliminare tutti i pulviscoli, quindi compresi anche quelli che sono presenti nell'aria in questo periodo primaverile, quindi tutti gli allergeni tipici della primavera, virus, batteri, andiamo ad ammorbidire
quello che sono le eventuali crosticine fastidiose, eliminiamo le cellule morte e andiamo a rinnovare soprattutto la mucosa dei tessuti nasali. Normalmente si consiglia di fare questo ogni mattina al risveglio, ma in questo periodo, ripeto, del virus, io lo consiglio di fare anche la sera prima di coricarsi, in modo tale che andiamo a ripulire tutto ciò che durante la giornata abbiamo trattenuto respirando. Quindi a questo punto, mattina e sera, la pulizia nasale e la mattina la detersione con il nettalingue. Io spero di esservi stata utile e vi ringrazio per l'attenzione.